Quando si parla di appalti, capitali e costruzioni, c'è sempre l'incubo di ipotetiche infiltrazioni della criminalità organizzata. Per prevenire e studiare un piano contro questo pericolo, in vista dei lavori e delle gare per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento di due eventi dell'America's Cup World Series che si terranno a Napoli nei mesi di aprile 2012 e maggio 2013, domani sarà siglato un protocollo d'intesa. A firmare il documento ci saranno il prefetto Andrea Di Martino, il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il presidente dell'amministrazione provinciale Luigi Cesaro, l'amministratore unico dell'ACN Paolo Graziano e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Il tempo è stretto e mi auguro che tutti gli impegni presi con il protocollo vengano rispettati. Noi come Comune lo stiamo facendo, rispettiamo completamente il cronoprogramma. Considerando la sinergia istituzionale, la grande collaborazione che c'è stata sinora, non ho motivo di dubitare che faccia lo stesso il presidente Caldoro, perché poi insomma il tempo è veramente poco.